ministri, la stampa e le associazioni con le delle persone con disabilità collegate anche da remoto. L'Ufficio per la disabilità è da anni che raccoglie le istanze delle persone, delle loro famiglie e delle associazioni del mondo delle disabilità e finalmente oggi si avvia il processo di realizzazione della piattaforma nazionale unica delle targhe associate al CUDE, cioè il contrassegno unificato disabili europeo. Per entrare meglio nel merito del decreto e delle caratteristiche della piattaforma, passiamo la parola al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il Professore Enrico Giovannini. Grazie. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. È un piacere essere qui con il Ministro per la Disabilità, che è un compito molto gravoso, visto che in Italia le persone con disabilità incontrano ancora tantissime difficoltà per realizzare appieno le loro attività. La piattaforma che oggi presentiamo è un passo avanti importante, proprio per semplificare la vita, per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità attraverso la tecnologia. Oggi, se una persona con disabilità vuole spostarsi da un comune a un altro, avendo diritto ad accedere alla zona ZTL del comune di residenza, deve seguire una procedura complessa. Con questa nuova piattaforma, una volta inseriti i dati del veicolo e quindi associato appunto alle esigenze delle persone con disabilità, questi dati vengono condivisi con altri comuni, naturalmente nel rispetto della privacy, e dunque questo dà immediatamente accesso attraverso i sistemi informatici integrati alle zone a traffico limitato di altri comuni, come previsto già dalla normativa. Quindi non è un'innovazione normativa, ma un'innovazione nel cambiamento delle procedure, grazie alla tecnologia, che consentono proprio di semplificare l'accesso attraverso questa piattaforma che integra i dati relativi al contrassegno unificato disabili europeo, il CUDE. Per alcuni forse un passo così un po' ritardato, perché le tecnologie non sono disponibili da oggi, ma sono note da tempo, però è un passo importante. Il Ministero ha voluto questo progetto, lo ha finanziato e, d'accordo appunto con la Ministra Stefani, oggi lo presentiamo in maniera tale da dare i messaggi opportuni per l'attenzione di questo governo da tutti i punti di vista alle persone con disabilità. Aggiungo soltanto il fatto che il sistema informatico è in sviluppo, sarà pienamente operativo entro 3 mesi, e questo, come dicevo, sarà molto facile da utilizzare, proprio perché la persona che si registrerà, il veicolo che verrà registrato attraverso la piattaforma, avrà la possibilità di condividere queste informazioni, quindi non dovrà fare altro che questo. Io mi fermo qui e naturalmente lascio la parola a chi assolutamente. Possiamo eventualmente proiettarle. No, non è questo la presentazione. No, questa è un'altra. Ma possiamo fare a meno, visto che le slide comunque sintetizzavano quello che ho già detto. Grazie. Sappiamo che i comuni avranno un ruolo fondamentale nell'implementazione della piattaforma e quindi passerei la parola a Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia e delegato ANCI dal welfare, con noi collegato da remoto. Grazie Luca. Buongiorno, io innanzitutto vorrei salutare e ringraziare il ministro Giovannini, la ministra Stefani, e ringraziare anche per l'invito a questa conferenza stampa in cui siamo qui in rappresentanza di ANCI, dei comuni italiani. Credo che sia una bella giornata per il Paese, perché dietro a questa innovazione in realtà c'è una scelta che è una scelta di civiltà. Oggi possiamo dire che abbattiamo un'altra barriera, e quando si abbattono delle barriere materiali o culturali che siano, la democrazia fa sempre dei passi avanti sui diritti delle persone.
la strategia di abbattimento delle barriere nell'ambito delle politiche di disabilità, sulla disabilità non riguarda unicamente le barriere materiali, ma riguarda anche barriere mentali, culturali talvolta. E quindi io credo che qui sia giusto sottolineare come l'innovazione tecnologica, come giustamente ha evidenziato il ministro poc'anzi, l'innovazione tecnologica, quindi non un'innovazione normativa, crea le condizioni per elargire, semplificare la produzione di un servizio, crea le condizioni per dare dei diritti, per dare accessibilità, per dare dignità delle persone, semplificandogli la complessità della vita. E quindi credo che in tutto questo ci sia il senso profondo di una piccola grande cosa che i comuni italiani salutano con piacere, ben sapendo di essere protagonisti, perché la gestione delle ZTL è cosa, come dire, che parte dalle città, ma credo che sia una bella pagina e quella che vede oggi due ministeri di questo tipo condividere una strategia, un'azione di questo genere con un effetto che riguarderà i comuni, riguarderà le città, ma soprattutto riguarderà le persone e le persone più fragili, quelle con disabilità. Per cui, insomma, io credo che sia davvero una bella innovazione e troverà da parte dei comuni italiani la massima collaborazione per dare corso allo sviluppo attuativo nel modo più efficace possibile. Grazie. In conclusione, passiamo la parola al Ministro per le Disabilità, Erika Stefani, che si è fatta interprete per l'attuazione di un provvedimento atteso da lunghissimo tempo. Grazie. E grazie a voi tutti, veramente un ringraziamento in primis al collega, al ministro Giovannini per la sensibilità e per la grande competenza con la quale si è portato avanti questo progetto. E a volte occorre darsi da fare, e il ministro l'ha dimostrato anche su un tema come questo, che parrebbe magari una soluzione che può sembrare magari semplice per certi versi, ma in realtà nella sua semplicità questa piattaforma risolve un grave problema. Quindi ancora, guarda, carissimo ministro, ti ringrazio e penso che ti posso portare anche ringraziamenti da parte di tutta la nostra comunità, da tutte le persone con disabilità, le loro famiglie, per poter oggi avere un minor disagio. Le persone con disabilità vivono delle complicazioni nella loro vita e una di queste è infatti l'accesso anche alle stesse ZTL, dovendo richiedere, dovendo rinnovare ogni volta che si entra in un nuovo comune, dovendo rinnovare le richieste qui con una burocrazia, con problemi anche in ordine di tempo, cioè a volte non ci si può programmare tutto con 2 giorni di anticipo per poter fare le richieste. E quindi questo strumento è fortemente richiesto e c'era un'attesa e noi siamo riusciti in questo momento a dare veramente una risposta per rendere effettivo il diritto alla mobilità. La vera inclusione, il vero modo per affrontare i temi della disabilità non è quello di prevedere delle leggi speciali ad hoc. È di fare in modo che la nostra normativa, il nostro impianto permetta a tutti di esserci. E io penso che già oggi essere qui, in questo momento, insieme con un altro collega, come hanno dimostrato anche altri colleghi del Consiglio dei Ministri, a parlare di temi fortemente trasversali, come quelli della disabilità, io penso che stiamo facendo un passo in avanti e stiamo facendo fare un passo in avanti anche al nostro Paese. E, ripeto, la possibilità per le persone di avere il godimento dei loro diritti e di permettere a tutti di godere i loro diritti è un modo per fare veramente una società civile, una società vera. Ci sono degli strumenti, questo è uno strumento, ormai per fortunatamente la tecnologia ci permette anche, mi ricordo uno dei nostri primi incontri dove mi dicessi, no, l'abbattimento delle barriere. Il mondo della tecnologia ci permetterà veramente tanto. E anche in questo caso c'è un'applicazione che può essere, dove possono essere anche modificati i dati, possono essere anche associate nuove targhe per fare in modo che il contrassegno sia della persona con disabilità, non della macchina, della vettura, della targa. E
E noi dobbiamo mettere al centro la persona con disabilità. I nostri progetti anche che abbiamo proposto anche nel PNRR sui temi della disabilità sono proprio questi, mettere la persona con disabilità al centro e creare attorno ad essa veramente il suo progetto di vita individuale. Questo è il nostro grande obiettivo. Stiamo cercando di fare molto, in tutto il Consiglio dei Ministri vedo anche i colleghi che hanno dimostrato una grandissima sensibilità, una grandissima apertura su questi temi che, come ripeto, rendono veramente grande il nostro Paese. Il nostro Paese è un Paese di volontari, è un Paese solidale, è un Paese dove si lavora insieme e sui temi della disabilità si può fare tanto e faremo tanto. Grazie. Se qualche giornalista vuole fare una domanda, lo prego di arrivare qui al microfono e venire qui. Intanto approfitto e saluto il presidente dell'INAIL che ci ha raggiunto qui in presenza, Franco Bettoni, e Paola Anzuini, anche la portavoce del presidente. Grazie per i presenti. So che hanno fatto un grande fatica anche i giornalisti a venire per le regole anti-Covid, quindi lascio la parola a Chiara Organtini dell'agenzia Dire. Giusto? Prego, grazie. Buongiorno, Chiara Organtini, agenzia Dire. Volevo chiedere. Ah, okay. Sì, buongiorno, Chiara Organtini, agenzia di stampa Dire. Tanto congratulazioni per questo obiettivo raggiunto. Volevo chiedere appunto con quale finanziamento è stata realizzata la piattaforma. Avete parlato di tempi, 3 mesi per realizzarla. Questo significa che già da ottobre, supponiamo, sarà attiva per tutti i comuni d'Italia. E quale sarà il prossimo passaggio sempre in questo ambito, proprio per continuare ad abbattere le barriere di tutti i tipi, ovviamente anche architettoniche. Grazie. Il finanziamento è stato appunto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ed è un progetto che, come abbiamo detto, dovrebbe essere operativo entro 3 mesi. Naturalmente, come spesso accade, ci saranno degli aggiustamenti in divenire, proprio perché gli utenti magari suggeriranno dei miglioramenti necessari. Prossimo passo. Il prossimo passo avviene tra qualche ora, speriamo, perché in conferenza Stato-Regioni dovrebbe essere concordato lo schema di decreto che assegna, secondo quanto previsto dal piano complementare, 600 milioni alle regioni per il rinnovo del parco autobus. E i nuovi autobus dovranno non solo essere ecologici, ma anche adatti alle esigenze delle persone con disabilità. Perché ormai, come diceva la ministra Stefani, non si tratta di fare cose diverse, ma di fare cose che in qualche modo consentono a tutti di usufruire, come diceva il sindaco prima, degli stessi diritti. E mi piace pensare, questo è un ricordo personale, io vengo appunto da una famiglia in cui mio padre non aveva l'uso delle gambe, quindi abbiamo toccato con mano cosa vuol dire disabilità, nonostante questo era estremamente attivo e il presidente dell'INAIL lo ricorda, proprio nel mio precedente incarico governativo facemmo il piano nazionale per la disabilità, parlo appunto di vari anni fa. Purtroppo alcune cose di quel piano devono ancora essere realizzate, molte altre sono state realizzate, la tecnologia consente di fare molto di più, ma lo spirito è proprio quello che diceva la ministra Stefani poco fa, non servono norme particolari, serve utilizzare le risorse e le leggi che ci sono per concedere a tutti, per assicurare a tutti la fruizione dei diritti. Gianluca Pellegrino, agenzia Nove Colonne. Io mi interrogavo su una cosa, il CUDE mi sembra un passo nella strada verso la semplificazione e anche un po' sulla digitalizzazione del paese, però mi chiedevo come poi arriviamo a spiegare a tutta la platea
che utilizzerà il CUDE, che cosa fare, come fare, sono pronti a recepirlo? Mi interroga un po' su questo. Ma per me va bene per entrambi, nel senso che secondo me avete due chiavi di lettura diverse, però magari la ministra che non ha risposto... Tecnicamente intende dire come si propone, come si chiede o... Ma no, non come si propone e come si chiede, nel senso che... come dire, c'è sempre un percorso di apprendimento di questi meccanismi e quindi mi domando in che modo si riesce a far apprendere a tutta questa platea il corretto meccanismo che possa portare una piattaforma digitale condivisa anche a livello europeo. In che modo glielo spieghiamo? In soldoni. Ma concretamente lei sa che il contrassegno unificato viene dato attraverso certe procedure. E attraverso queste procedure ci sono dei rinnovi. Dunque, come Ministero, noi ci impegneremo a far sì che le persone che hanno già il contrassegno, che dovranno averlo, siano informate di questa possibilità. Ma naturalmente anche le associazioni delle persone con disabilità saranno oggetto di informazione, ma su questo lascio naturalmente alla Ministra Stefani. Quindi la semplicità, visto che è un'app oppure un sito internet, insomma, consente di procedere in questa direzione, e ricordiamo che molti altri servizi pubblici sono già digitalizzati sulle piattaforme esistenti, credo semplificheranno l'opera di informazione. E se mi posso poi aggiungere, ovviamente il momento di oggi è proprio un momento per far sì e permettere ai cittadini di conoscere questo nuovo sistema. Poi noi abbiamo anche i nostri siti istituzionali che potremmo ovviamente sfruttare al fine di poter dare anche una comunicazione. In realtà il metodo è abbastanza semplice, se mai in Italia esistono cose semplici, no? Il metodo è abbastanza semplice, perché nel momento in cui viene fatta la richiesta e presso il proprio comune in residenza, nel momento in cui si fa partire il meccanismo, poi sarà automatico, si entra sulla piattaforma e poi sulla piattaforma si potrà accedere ognuno individualmente anche con un accesso da remoto. E poi noi abbiamo una grandissima squadra, che è la grande squadra delle associazioni, delle federazioni, e le quali si sono sempre fatti portatori anche portatori degli interessi delle persone con disabilità, ma al contempo diventano anche un grande veicolo di informazione. Lei pone comunque un grande tema: le persone con disabilità hanno soprattutto bisogno di essere informate. Da quando è stato costituito l'ufficio esistente, quando è stato indicato come ministro delle disabilità, io ho visto, siamo stati sommersi di mail, di richieste, di telefonate, di tantissime informazioni. Questo è un tema importante. E vi sono competenze a vari livelli di governo, competenze regionali, competenze di comuni, c'è l'impianto della previdenza e molto spesso le persone hanno proprio bisogno di essere informate, ma è quello che sul quale noi stiamo cercando, insomma, di lavorare per andare incontro, insomma, a questa richiesta. Eccole qua le slide. Chiedo, vedo le slide, possiamo visionarle? Sì, grazie. Facciamo scorrere che sono... Allora, chiudiamo la conferenza, ringrazio ancora i ministri, il delegato dell'ANCI, il sindaco, e grazie a tutti i partecipanti. Grazie di nuovo. Grazie a voi e aiutateci nella comunicazione. Grazie.